grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai quando poi ce li dai siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà e perciò il ritardo arriverà. La ragazza robot. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sentiamo, tu non trovi che io abbia un enorme talento? Lo sai, le ragazze impazziscono per chi riesce a fare questo giochetto. E io sono davvero un esperto nel lancio di noccioline. Adesso me ne vado, ho promesso di allenare Shizuka. Di sicuro è la storia più ridicola che abbia mai sentito in vita mia. Ma se serve a renderlo più felice, beh, sono contento anch'io. Come promesso, sono venuta a farti da allenatore. Ma stai dicendo sul serio, Nobita? Certo che sì, mi sembrava che fossi interessata. Beh, ecco. Ehi, pensavo ci fosse qualcun altro con te. Sì, ora vado a chiamarli. Ottima idea. Evviva il maestro! Grazie a tutti! Sì, lo so bene. All'inizio ero convinta che stesse scherzando. Ma adesso è venuto qui e ha intenzione di allenarci. Vi prego, venite subito! Non è possibile che Nobita abbia preso seriamente questo invito. Mi dispiace tanto! Prima di iniziare vi darò una piccola dimostrazione delle mie indiscutibili capacità! Uno, due, tre, quattro, cinque! Sei stato bravissimo! Complimenti, Nobita! Grazie mille, ragazze! Bene, ora è arrivato il vostro momento! Allora, chi di voi tre se la sente di provare per prima? Io no! Mi dispiace tanto, non me la sento proprio! Nemmeno io, Nobita! Ah, dai, anche se non siete brave come me, non vi prenderò in giro! State tranquille! Shizuka! Questo è Suneo! C'è nessuno in casa? Shizuka! Mi spiace tanto, ma ora devo proprio andare, Nobita. Ho comprato questo nuovo gioco. Servono 4 giocatori. Che cosa ne dite? Volete provare? Sembra divertente! Certo, è un'ottima idea. D'accordo, allora andiamo a casa mia. Sì, vediamo! Mi piacerebbe molto. Però, Nobita, ti andrebbe di venire? No, sta tranquilla, va pure con loro, tanto a me Senti, non interessa. Se non ci verrai, allora non ci andrò nemmeno io. Suneo ha detto che gli servono 4 persone per giocare. Non preoccuparti per me, va pure. Sei proprio sicuro? Tranquilla, te l'ho detto io. E divertiti anche per me, d'accordo? Ritornerò il prima possibile. Fa come se fossi a casa tua. Forse ora dovrei andare. Scusa, ho capito bene? Sei rimasto tutto solo a mangiare noccioline. Sono buone ma salate. Ora mi è venuta una sete incredibile. Anche se sembra che vada tutto bene, lo so che dentro stai soffrendo molto, Nobita, e mi spiace. Ma io lo capisco quello che stai provando. È sempre stato difficile per te fare delle amicizie, soprattutto con le ragazze. E adesso hanno anche ferito i tuoi sentimenti. Ho deciso. Troverò io una ragazza giusta per te. Ci puoi contare. Dovessi arrivare in capo al mondo, sono sicuro che la troverò. Nobita, non ti devi preoccupare. Tornerò in men che non si dica. Tieni duro. Adesso penso che sia molto meglio andare avanti a fare un po' di compiti. Oh?
Doraemon, sei tu? Nobita, allora grazie. Sentiamo, dimmi cosa ne pensi. Ciao. Andiamo, non è bellissima? Beh, sì, è davvero carina. Ok, passiamo alle presentazioni. Si chiama Roboco e viene dal futuro. Io mi chiamo Roboco. Piacere di conoscerti. Becca! Io sono Nobita ed è davvero un piacere fare la tua conoscenza, Roboco. Molto bene, ora penso che sia meglio lasciarvi un po' da soli. Aspetta, Doraemon, dove vai? Torna qua! Cosa c'è? Non ci posso credere, Roboco è così bella. Sul serio, pensi che voglia diventare mia amica? Oh, sì, stai tranquillo. In fondo lei è un robot. Ma come un robot? Già, l'ho programmata io stesso. Avrà occhi solo e soltanto per te, Nobita. Non preoccuparti. Roboco, veramente vuoi diventare mia amica come mi ha detto Doraemon? Sì, certo che lo voglio, Nobita. Anche se i miei voti a scuola sono a dir poco pessimi e non sono nemmeno un bravo sportivo. Io adoro la tua modestia e sei anche un ragazzo carino. Anzi, credo tu sia il più bello che abbia mai visto in tutta la mia vita, sai? È la prima volta che mi capita di sentire parole come queste. Roboco, è giunto il momento di mostrarti tutto quello che so fare. 1, 2, 3, 4, 5. No. Sei stato fantastico. Io non pensavo che le sarebbe piaciuto così tanto. È incredibile, sono così emozionato che mi è venuta di nuovo sete. Tranquillo, ci penso io. Beh, non era quello che mi aspettavo, ma direi che va bene lo stesso. Ecco, ho finito. Veramente io lo so che è pieno di errori, Roboco. No, Nobita. Infatti non lo faccio leggere a nessuno, mi vergogno, capisci cosa intendo? Mi piace. Trovo che sia unico nel suo genere, forte e creativo. E penso che nessuno dovrebbe permettersi di chiamargli errori. Questi sono dei complimenti. Il maestro non sarebbe molto d'accordo. Posso riscriverlo io, così domani non avrai alcun problema a scuola. Nobita, mi faresti una commissione, per favore? Sì, certo. Oh no, mi dispiace tanto che tu sia costretto a fare una commissione. La farò io per te, ok? Aspetta, dove stai andando? Roboco, io non posso lasciare che faccia tutto tu. Ti ringrazio, sei così dolce. Mi ha dato un bacio. Nobita, sei stupendo. Guardate, so volare. Lo sai che cosa penso? Che mi piacerebbe tanto essere l'unica ragazza della tua vita. Tranquilla, Roboco, te lo assicuro. Tu sei l'unica, non mi piace nessun'altra. Sono così felice. Sei molto forte, non c'è che dire. Scusami, non mi sono accorta che stavo stringendo un po' troppo. Cosa sta succedendo laggiù? Nobita è con una ragazza. Già, da dove arriva? Non so, ma è sprecata per lui. Hai ragione. Ehi, Nobita! Che cosa fai, eh? Parla! Avanti! Allora? Non prendetela con Nobita! Lo dovete lasciare in pace! Accidenti, come sei forte! Oh, grazie! In effetti sono più di 100 cavalli di potenza che userò per proteggerti da tutti i tuoi nemici. Oh, sono contento. Oh, ciao, Nobita. Ciao, Shizuka, come va? Mi dispiace per quello che è successo. Non ti preoccupare. Non è stato educato lasciarti lì da solo. Mi sono sentita in colpa. Per questo ci tenevo a scusarmi con te. Ah, non c'è alcun problema. Ragazzina, come ti permetti di toccare il mio fidanzato? Mi dispiace, ora devo andare. Oh,
Ragazzi, che fatica! Ehi, ciao, bello! Che cosa fai? Vai a passeggio, eh? Forse non avevi capito. A partire da questo momento non ti sarà permesso amare o essere amato da qualcun altro al di fuori di me. Sono stata abbastanza chiara, rispondi. Sì, chiarissima, Roboco. Sei in ritardo, ma si può sapere dove sei stato? Esigo immediatamente una spiegazione. Scusa, mi dispiace tanto. Come ti sei permessa? Non puoi sgridarlo, capito? Mamma, scappa velocemente, ti arriverò! No, ti prego, smettila! Ma sei impazzito? Dimmi subito chi è questa ragazza! Oh no, Roboco, ti prego! Non puoi permettere che una cosa Oh no, fermatevi, accidenti! Oh, che cosa faccio? Che cosa faccio? Fermati, Roboco, fermati! Doraemon, mi chiedevo, non è che per caso ti sono rimaste altre ragazze robot? Purtroppo era l'unica che sono riuscito a trovare. Che peccato. Idea! Ciao, Nobita! Io mi chiamo Dorako! Se vuoi ti faccio io le coccole, cucicù! Lasciami, Doraemon, fa impressione! Il barattolo mille voci! Voglio che sappiate che questa mattina mi sono svegliato davvero di pessimo umore! Nobita! Qualunque cosa accada, non dovrai mancare la palla, hai capito bene? Tanti auguri! Per fortuna è toccato a te oggi! Mi raccomando, non fartela sfuggire! No! Questa è Nobita che rientra a casa. La giornata non comincia bene se piange già da adesso. Doraemon, ho bisogno del tuo aiuto. Ti prego, dammi una mano. Scommetto che già se l'è presa un'altra volta con te. Come hai fatto a indovinare? Beh, è molto semplice. È sempre la stessa storia con voi. Sì, hai ragione, Doraemon, tutte le volte mi tratta male. Lo so bene che è cattivo. Ma mi spieghi perché ti fai sempre mettere i piedi in testa da lui, eh? Perché sono più piccolo. Gian è davvero un gran codardo. Secondo me è troppo facile prendersela con chi è più basso, più magro e più debole. Oltre che meno coraggioso, divertente e simpatico. Sono disperata, Doraemon. Che cosa posso fare per battere Gian? Puoi sempre sfidarlo in una gara di piatti assordanti. Ho trovato! Ma perché non ci ho pensato prima? Ecco il barattolo mille voci! Ma a che cosa serve? Bevi quello che c'è dentro e ti assicuro che batterai Gian in men che non si dica! E come? Non capisco! Fidati di me, non fare storie! No, sembra una medicina! Non lo è affatto, credimi! Non mi prendere in giro, avrà un gusto terribile! Doraemon, bevilo prima tu, se hai coraggio! Sei proprio senza speranza! Beh, mi dispiace tanto, ma io non vedo grandi cambiamenti. Ehi, ma che cos'è stato? È una particolare pozione che, se bevuta, permette alla tua voce di diventare materiale.
Se Gian ti dà ancora fastidio, non devi fare altro che gridare per lanciargli addosso una lettera. Ah, ecco come funziona. L'effetto durerà fino a domani, mi raccomando, usala se dovesse servirti. Non posso aspettare così tanto, vado a cercare Gian per prendermi subito una bella rivincita. Accidenti, ma dove si sarà cacciato? È possibile che quando non voglio lo incontro sempre e adesso che lo cerco non riesco a trovarlo. Per fortuna che sei qui, ti prego Nobita, vieni con me, è importante. Scusa, potresti spiegarmi dove mi stai portando? Mi serve aiuto, non riesco più a prendere la palla. Guarda, è rimasta lassù. Oh cavolo, è finita davvero in alto. Ti prego, potresti prenderla per me? E come faccio ad arrivarci? E quelle lì che cosa sarebbero? Ho trovato! Le userò per fare una scala! Ecco fatto! Bravissimo, non so proprio come ringraziarti, sei stato davvero straordinario! Sta tranquilla, in fondo è stato abbastanza semplice! Lo sai che ti dico, Nobita? Non avevo mai visto una cosa del genere, è stato incredibile! Dimmi, saresti capace di creare altre lettere? Sì, tutte le volte che vuoi, non c'è problema! Ehi, tu, fermati! Dove stai scappando, dannato ladro di pesci? Torna subito indietro, mi hai sentita? Fermati! Fermati! Bravissimo Nobita, ce l'hai fatta! Sei davvero un eroe! Sei grande! Non esagerare, Shizuka, così mi metti in imbarazzo! Oh, scusami, mi dispiace tanto, non volevo! Adesso è meglio che mi dia una mossa e vada subito a cercare Gian prima che sia troppo tardi e svanisca l'effetto della pozione! Ora devo andare, Shizuka! Oggi sono davvero di pessimo umore. Mi piacerebbe fare a botte con qualcuno per scaricarmi. Ma con chi posso prendermela per sfogarmi un po'? Ciao, sono io. Hai visto Gian per caso? Sono io! Questa non ci voleva. La mia pianta preferita. Che cosa è stato? Cavolo, devo stare più attento. Mi aiutatemi! Oh, presto, serve una mano! Aiuto! Va bene! Ecco! Devo urlare più forte se voglio provare a salvarlo! Aiuto! Ci sono qua io! Grazie mille! Figurati! È stato un piacere, mi raccomando, sta attento! Finalmente deve essersene andato. Ciao! Era ora che ci incontrassimo!
Ti senti fortunata oggi! Preparati che adesso ti rompo! Non credo proprio, adesso ti rompo io! Ma che succede? Che cos'è quello? Hai osato colpirmi! Come ti sei permesso? Te la farò pagare cara! Oh, oh cavolo! È meglio riprovarci! Stammi alla larga, hai sentito? Non mi fai paura! Vattene via! Lasciami stare! No. Che cosa faccio? Mi arrendo! Oh no, l'effetto è finito prima di quanto pensassi! Ehi, che ti succede? Ti sei già stancato? Oh no, non riesco più a urlare! Credo sia colpa degli urli che ho fatto per salvare il bambino! Si può sapere che cosa stai borbottando? Se stai cercando di scusarti è tardi! È giunta la tua ora! Va tutto bene? No, molto direi. Temo proprio di essermi preso un bel raffreddore. Mi spiegate cos'è tutto questo disordine in casa? Mi spiace tanto, scusa. Non ci posso credere. Quando sistemerete questo disastro? Beh, ecco, non saprei. Magari domani. Scusatemi, detesto essere raffreddato!